molto toccante per me, molto emozionante, veramente molto bello il grazie pubblico per il calore, l'affetto che mi ha dimostrato, e ovviamente sono cose che rimangono indelebili nella memoria di una persona, non solo di uno sportivo, quindi veramente bellissimo dalla società, a tutti i tifosi, e ovviamente il mio ringraziamento va veramente a tutta la città, che è stato veramente un po' giorno e mezzo passato qua, veramente un susseguirsi di persone che hanno voluto salutarmi, è stato veramente molto bello. Quindi veramente grazie a tutti e grazie di cuore, veramente bellissimo. Non saprei altro che altri termini usare, perché veramente è stato veramente splendido, e quindi ringrazio ancora la società e tutti quanti. Prendendo la partita, è chiaro che un po' mi spiace, perché devo dire che onestamente di 3 a 4 secondi alla fine il canestro è stato fatto di anche meno. Quindi insomma io bastava effettivamente fare un fallo e effettivamente non stavo, non è riuscito, è chiaro che non puoi concedere un tiro a 3 punti quando sei sopra di 3 e mancano 10 secondi alla fine. Quindi ragazzi probabilmente non se ne sono accorti, o è stata una distrazione, o non sono riuscito a farlo, non lo so, onestamente peccato, perché penso che la squadra, pur non facendo una partita brillantissima, con il giro di però siamo sempre rimasti in partita, siamo stati anche solo parecchio, questa squadra ha fatto nel complesso una buona gara, pur con degli errori, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Penso che comunque è una partita dalla quale dobbiamo ripartire, non siamo in un momento particolarmente buono, ma dobbiamo ripartire sicuramente da questa gara, perché è stata sicuramente positiva, come quella di Venezia, che ci è sfuggita per situazioni molto simili. Quindi mi spiace, perché lo sforzo c'è stato, la squadra ha lottato, quindi veramente per una disattenzione finale, perché è chiaro che durante la gara fai errori, ma come si dice in gergo, è normale che tutti gli errori che si fanno verso la fine sono quelli più importanti, più grossi, di conseguenza è stata una disattenzione, quindi insomma, da lì dobbiamo ripartire, una buona gara nel complesso, quindi dobbiamo uscire positivi da questa partita, e credo che da qua si debba ricominciare. Prego. Ciao Piero. 7 giorni fa, quando ci siamo visti dopo Roma-Bologna, ti ho chiesto se eri preoccupato dopo 4 sconfitte di fila, ora dopo 5, e poi volevo chiederti se al di là dell'errore finale c'è qualche altro piccolo errore nel complesso. Ti sei lamentato del terzo fallo di Kiesling, a un certo punto potevi forse gestire un po' meglio alcuni momenti della partita. In che senso, scusa? No, in qualche situazione, ad esempio il fallo di Kiesling, che ti sei molto arrabbiato, anche il tecnico di Jefferson magari è stato un po' un'ingenuità. Sai, ti dico la verità, sono cose che fanno parte della partita, e ti devo dire che nel complesso la squadra ha combattuto con degli errori sicuramente, che è chiaro che meno ne fai meglio è, ma siamo sul campo di una squadra che secondo noi vale le prime 4, di conseguenza non era facile, tra l'altro venivano loro da una brutta sconfitta, quindi erano sicuramente voglioso di riscattarsi, e quindi abbiamo fatto una partita nel complesso buona, ed è una cosa che dobbiamo ripartire, consapevoli che abbiamo avuto veramente una grossa possibilità per vincere, quindi questa disattenzione, chiaro, alla fine è più importante di una palla tecnica di Jefferson, una palla persa fatta prima, è normale, perché questo, sai, pur con degli errori, arrivi in fondo, sei sopra di 3, mancano 7-8 secondi, devi fare un fallo, fine, perché fai fare 2 libri, poi ce la fai in mano, fine, poi magari lo potranno sbagliare, non lo so, però fai fare 2 libri e palli in mano, stai cambiando un pochettino la prima questione. Quindi ti devo dire che nel complesso, come era questa partita qua, un po' ci rinfranca ovviamente, volevamo una buona gara, e quindi dobbiamo ripartire con pensieri che devono essere per forza positivi. Sì, una sola. Ciao coach, ben trovato. La chiave della partita può essere stata anche la mancanza di equilibrio dal punto di vista delle energie, perché siete partiti un po' l'11-2 vi ha un attimino fatto sbandare.
Dyson sembrava il fratello, forse il cugino di quello che era stato visto all'inizio, per l'inizio qui a Brindisi. Poi siete andati in crescendo, poi magari Brindisi aveva mollato, poi siete riusciti a star su. Quindi secondo te l'equilibrio nella gestione dell'energia ha avuto il suo peso alla fine? Come no? Ma sai, io penso che le energie le abbiamo usate bene. Devo cercare di portare la squadra. Parlo anche di quelle mentali, sai, non so, Thomas è un Felipe adesso, vabbè, senza parlare di nome, però io penso che siamo arrivati in fondo più tre, quindi l'energia l'hanno gestita bene. Cioè, è chiaro che qualcuno potrebbe essere più stanco di un altro, chi ha giocato di più era più stanco, ha giocato meno era meno stanco, ma nel complesso la squadra ha fatto quello che da fare per vincere sul campo, è più difficile, molto una squadra che dal punto di vista dell'energia ne mette tanto, perché è una squadra molto atletica. Una delle squadre più atletiche del campionato, secondo me, insieme a Brescia, insieme a Sassari, quindi credo che sia stata una partita buona, pur con degli errori, ma arrivare qua sopra di tre o secondo della fine, secondo me è una cosa che onestamente ci deve rintraccare. Siamo molto incazzati perché abbiamo perso una partita che il permetto di avere la freddezza, perché avere la freddezza, forse anche un po' di esperienza, perché non dimentichiamo che sono tanti ragazzi indietro e purtroppo magari sono queste piccole cose che ti fanno adesso riflettere. Sono sicuro che chi doveva fare fallo in quel momento giocherà mille partite e saprà di far fallo. Purtroppo sono cose che capita a chi è esordiente in un campionato come questo. Grazie. Altre domande? No. È stato sulla stomaco la sconfitta di Venezia, non mi hai detto? Entrambe, perché onestamente entrambe le partite vinte buttate via per un niente. Onestamente è chiaro che sono incazzato, sono tutti quanti 5 sconfitte, è vero, ma due fuori casa, ha giocato così onestamente. E oggi ti ripeto con dire poi, ma abbiamo fatto una buona partita, perché spinge loro essere sotto di 3 a 8 secondi alla fine, se non mi ricordo il secondo esatto della bomba alla fine, però onestamente abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Contro una squadra che secondo me vale nettamente le prime 4, quindi giocherà per bocca al lupo alla Brindisi per le Final Four eventualmente, per fatto di sconciuri, ma nel senso che vale, ha il valore per poterlo fare. Quindi insomma, credo che effettivamente nel complesso una buona partita. Grazie. Grazie ancora a tutti. Grazie. Bene, comincio io. Beh, chiaramente un'altra vittoria importante e molto sofferta, e ancora una volta siamo usciti dalle difficoltà con le unghie, aggrappati a reagire più con la tenacia e con la voglia che con l'energia, che in questo momento è un po' bassa, perché veramente stiamo pagando tante cose, paghiamo sicuramente gli impegni ravvicinati, oggi le rotazioni erano importanti fuori, quindi insomma ha fatto uno sforzo notevole che per fortuna è stato premiato. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, come dire, non aveva niente a che vedere con quello che mi chiedeva rispetto a quella che avevamo giocato a una regione d'andata, come è anche normale che sia, cioè, perché per le situazioni andate a questo campo molto velocemente. Però insomma, quando abbiamo capito un po' meglio cosa dovevamo fare nel secondo tempo, come ricoinvolgere Banks, che era stato abbastanza coinvolto, per esempio, a avere un pochino più di attenzione all'esecuzione offensiva, siamo andati un po' meglio, quindi insomma va dato, come dire, va riconosciuto ai giocatori una prova di grande tenacia, di grande carattere. Non si vince mai non esiste la fortuna, come dire, no? Ma sull'ultimo possesso di tempo regolamentare, Martin, che non ha fatto una partita lucidissima, ma ha speso energie oltre le aspettative, visto che lui non è al 100% della forma, un canestro importante, e quindi poi c'è da prendere là per i supermercati. Se avete domande? Sì. Buonasera coach. Ciao.
l'ha chiesto prima Marino a Bucchi, parlava del fatto di coinvolgere Banks. Il terzo fallo di Kitzling comunque ha permesso a Banks di prendere un po' più di ossigeno, perché fino a quel momento è stata la sua ombra. Probabilmente può essere stata anche questa la chiave per permettere alla sua squadra di ritrovare un terminale offensivo che fino a quel momento stava soffrendo per questo tipo di difesa. La serie non è una macchina, è un grande giocatore, quest'anno sta giocando tutte le partite a un livello altissimo. È chiaro che la squadra voglia sempre supportarlo, ma non è neanche possibile pensare di pretendere che lui ad ogni partita abbia un rendimento altissimo dall'inizio alla fine. Ho già fatto molta fatica nel primo tempo, poi nel secondo ha guidato un po' di più la squadra e se stesso, facendo delle cose molto più importanti. Mi sembra che avesse 2 punti o 4 punti all'intervallo, quindi ha fatto 18. Ma al di là dei punti è la presenza che chiaramente per noi è estremamente importante, quindi insomma bisogna che un po' tutti quanti non solo lo supportino, però che facciano qualcosina in più, in maniera che poi quando magari lui non è perfetto, come dire, la parentesi, la performance, insomma, gli altri contribuiscono. Non volevo fare una critica a Banks. No, non ci vedo, vabbè, poveretto, cioè più di così non possiamo più dire. Perché... Una curiosità, quante energie sta impiegando Vitucci da mental coach? Non da coach di basket, perché venendo da una sconfitta, comunque con un punteggio importante, perché se uno la mattina prende il giornale e vede una sconfitta, magari non l'ha vista. Ma la prima risposta è mai abbastanza, perché chiari molto importanti. È chiaro che la settimana scorsa in 48 ore siamo passati da una vittoria come quella di Cantù a una partita completamente diversa, ma anche il modo di giocare è diverso, tutto è, io voglio dire, non è che certe prestazioni non sono tanto giustificabili, ma sono spiegabili, come dire, e quindi per noi sicuramente è molto difficile giocare a meno di 48 ore, tra l'altro c'è anche 2 ore in meno per parentesi, quindi a meno di 48 ore di distanza dopo aver fatto vedere con un supplementare, ci viaggio, mesi tutto, cioè non è facile, insomma la Coppa sapevamo che poteva in qualche momento essere molto faticosa per noi, però per esempio la capacità anche mentalmente di resettare, e quindi perché se devo leggere adesso, per dire una battuta, se leggi i giornali dal martedì alla domenica, non leggo un De Profundis di 5 giorni, perché i giornali non hanno fatto in tempo a godersi neanche la partita della domenica. Allora facciamo un mese per un paio di giorni e andiamo sulla partita di domenica direttamente, per cui ci proviamo. L'importante è che loro ci mettano sempre tutto quello che possono metterci e poi essere competitivi, importanti. Poi oggi potevamo anche perdere, perché se Martin fa un tiro là, si perdeva, Roma l'avrebbe meritato, e perché la pallacanestro è crudele, no? Almeno, e quindi però insomma è andata bene a noi, perché, ripeto, non per fortuna, perché fino all'ultimo ci abbiamo creduto. Corso, una domanda, quando pensa che potremo rivedere anche Sutton nuovamente in campo? Speriamo per domenica, speriamo. Vediamo entrambi se riusciamo a recuperarli per martedì, difficile, per domenica ci speriamo, non ci contiamo troppo, vediamo a metà settimana insomma, come si sviluppa, sta migliorando sicuramente, speriamo anche di averlo. Lui anche Zanetti, perché anche Zanetti è un giocatore importantissimo, lui per esempio 15 giorni abbondanti, che prima provava la schiena, poi si è fatto male la caviglia, quindi ho avuto due cose consecutive che l'hanno proprio fermato, quindi non abbiamo il cambio playmaker, dobbiamo inventarcelo, no? Come dire, diventa un pochino più di affanno anche lì, tanto deve giocare molti minuti, Berger fa anche il playmaker, insomma diventa un po' difficile, però voglio dire, è anche come dire, se dalle sofferenze
come dire, no, se il pane tira fuori qualcosa di più ci si accresce, no? Per cui se non ti ammazzano, se si sopravvive, si sopravvive più forte. Ok, ci vediamo molto presto. Troppo.